Forse molti di voi mi conosceranno, ma oggi sono qui in una veste un po' diversa. Sono qui per raccontarvi una storia, per condurvi in un viaggio meraviglioso, un viaggio nella fantasia, un viaggio nel regno di Oz. Voi la conoscete la storia del mago di Oz? Certo che sì, ma se non la conoscete non vi preoccupate, io sono qui apposta. Sono qui per raccontarvi la storia del Mago di Oz, per leggere alcune parti di questo meraviglioso libro e poi noi nella seconda parte, insieme a voi, mi raccomando, dobbiamo realizzare i personaggi di questa storia, con tutto quello che abbiamo a casa. Ci serve una colla vinilica, un paio di forbici, una gomma, delle matite colorate, dei fogli da disegno. Per chi è molto molto bravo e si vuole cimentare, degli acquerelli. E tutte le volte utilizzeremo un oggetto particolare, un oggetto che solitamente non si usa per il disegno, però abbiamo tutti in casa. Volete vedere il primo oggetto di oggi? Ci siamo, eh? Ci siamo, eh? Ta-da! Gli spaghetti! Certo, li avete tutti in casa. Sono quelli che si mangiano. Ma oggi non ci serviranno da mangiare. Lo vedrete a breve che cosa serviranno. Quindi, carichi, eh? Perché dopo ho bisogno anche della vostra fantasia. Dobbiamo realizzare il primo personaggio che conosceremo oggi. E mi piacerebbe, nei prossimi giorni, che voi mi faceste vedere quello che abbiamo realizzato assieme. Sarebbe molto carino. Quindi, allacciamo le cinture e si parte per il regno di Oz. Dorothy è una piccola bambina orfana che vive con gli zii in una modesta fattoria del Kansas, immersa in un paesaggio grigio e spento che riesce a smorzare tutto, salvo la sua innata allegria. Un giorno però il cielo cominciò ad annuvolarsi e si fece nero nero. Si stava scatenando un ciclone di inaudita violenza.
vita. Ma certo, come stai? E a starsene notte e giorno infilzato quassù a spaventare gli uccelli. Non puoi scendere, chiese Dorothy. E come? Ho un palo infilato nella schiena. Se tu fossi così gentile da aiutarmi a liberarmene, te ne sarei proprio grato. Dorothy si alzò sulla punta dei piedi e staccò lo spaventapasseri. Non fece per niente fatica perché, riempito di paglia com'era, pesava pochissimo. Grazie mille, disse lo spaventapasseri, Non appena ebbe posato i piedi a terra. ora mi sento un altro. Dorothy era davvero sconcertata nel sentir parlare quel fantoccio impagliato e nel vederlo compitamente inchinarsi davanti a lei. Lo spaventapasseri si stirò. Fece un grande sbadiglio e poi chiese: E tu, bambina, chi sei? Dove vai? Mi chiamo Dorothy e sono diretta alla città di Smeraldo per chiedere al grande Oz di farmi tornare a casa mia, nel Kansas. Dov'è questa città di Smeraldo? Volle sapere lo spaventapasseri. E chi è questo Oz? Come non lo sai? Si stupì Dorothy. Io non so niente di niente. Ho la testa piena di paglia, capisci? E non ho il cervello, rispose il fantoccio con aria triste. Oh, poverino, mi dispiace per te. Credi che se venissi con te, il grande Oz mi darebbe un cervello? Non saprei. Ma anche se fai il viaggio a vuoto, non starai peggio di adesso, no? Lo spaventapasseri annuì convinto. Hai ragione, sai. A Proseguì in tono confidenziale. me non importa di avere le braccia, le gambe, tutto il corpo, insomma, pieno di paglia. Non mi dispiace per niente, anzi perché così non posso farmi male. Se qualcuno mi pesta i piedi o mi punge con uno spillo, non sento niente. Bello, Ma non mi va che la gente mi consideri uno stupido. E come faccio a diventare intelligente se al posto del cervello ho in testa della paglia? Ti capisco, disse Dorothy, che davvero provava una gran pena per quel poverino. Se vieni con me, chiederò al mago di Oz di fare qualcosa per te. Grazie, mormorò lo spaventapasseri commosso. Dorothy lo aiutò a superare lo steccato. Poi fianco a fianco si incamminarono lungo la strada lastricata di pietre gialle che conduceva alla città dello Smeraldo. Tutto non aveva l'aria per niente, Toto non aveva l'aria per niente soddisfatta e sembrava non nutrire sentimenti amichevoli per quel nuovo compagno di viaggio. Annusò a lungo lo spaventapasseri e poi ringhiò a lungo in tono tutt'altro che amichevole. Non c'è da preoccuparsi, intervenne subito Dorothy. Toto ringhia, ma non morde mai. Io non mi preoccupo per niente, ribatté l'altro. Non può mica rovinare la mia paglia. Dammi piuttosto quel panierino che porti al braccio. Ti aiuto volentieri. Tanto più che io non mi stanco mai. Senti, voglio confidarti un segreto. C'è una sola cosa al mondo che mi fa paura. E qual è? Chiese Dorothy. Il mastichino che ti ha costruito, che potrebbe inseguirti quando si accorgerà della tua fuga? Un fiammifero acceso. Eccoci qua. Questo è il primo personaggio della nostra storia. Lo spaventapasseri. Come vi ho letto prima, nel libro c'è una descrizione ben chiara dello spaventapasseri. È innanzitutto vestito di blu. Ha un cappello a forma di cono, una faccia tonda di paglia con sopra dipinti gli occhi, il naso e la bocca, ha un palo conficcato nella schiena
ed è in un campo di grano. Che dire? Cominciamo? Cominciamo a disegnarlo? Vediamo come si può fare? Cominciamo. Mi sono dimenticato prima di dire una cosa. Ci vuole anche dello scotch. Io ho questo largo, però si può usare benissimo quello normale. Allora, prendiamo un foglio. Un classico foglio di carta. Cominciamo a disegnare i vari pezzi dello spaventapasseri. Allora, abbiamo detto che il corpo è fatto a T. Quindi noi disegniamo una bella T. Disegniamo una bella T grande. Ci mettiamo un po' di paglia che esce, che ricordiamoci che è tutto pieno di paglia lo spaventapasseri. Se volete, possiamo già cominciare a colorare. Abbiamo detto azzurro. Abbiamo detto che lo spaventapasseri è vestito di blu e di azzurro, però è un blu un po' sporco, non è proprio pulito, pulito, eh? Non è proprio pulito. Vedete, vedete come faccio? Sto usando una matita blu e una azzurra per dare un po' di sfumature. Fatelo un po', vedete come sto colorando velocemente? Non deve essere proprio colorato bene, 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 deve essere un po' veloce. Un po' veloce. Prima l'azzurro e poi il blu. Deve dare l'idea di una cosa vecchia, una cosa un po' sporca, una cosa non proprio tenuta bene, bene, bene. Gli facciamo un po' di ombre. Poi prendiamo il giallo e l'arancione e passiamo sulla nostra paglia. Prima il giallo e poi l'arancione. Vedete che effetto che fa? Sembra un po' fatto di paglia. Vedete, io lascio un po' di spazio sotto al foglio, lascio come una striscia bianca. Mi raccomando, dopo vi spiegherò il perché. Cominciamo con tutti le varie parti del nostro spaventapasseri. Se volete ci possiamo fare qualche bottone. Vi faccio adesso cominciamo la testa. Possiamo farla sopra, di fianco. Ricordatevi che tutte le parti vanno ritagliate e poi vi faccio vedere come verranno montate. Possiamo fare
possiamo fare la testa, la facciamo qui di fianco, così si vede bene. Noi facciamo un bel tondo. Non importa che sia perfetto, ognuno lo può fare come vuole. Apriamo la fantasia. Poi ricordiamoci che lo spaventapasseri ha un cappello a punta. E soprattutto, che cosa c'ha? Tanta paglia. Il naso, gli occhi, e la bocca. Possiamo colorarlo come vogliamo questo. Possiamo tenere i toni della paglia, quindi del giallo e dell'arancione. Mi raccomando, il cappello blu, cappello blu come il vestito. Facciamo la bocca bella rossa. Gli facciamo un po' le guancine rosse. E cominciamo a colorare i capelli sempre come vi ho insegnato prima. Quindi giallo, arancione. Vedete che dà l'effetto della paglia? Faccio vedere, forse così lo vedete meglio. Vedete? Adesso andiamo a lavorare il cappello sempre con i nostri due colori, azzurro blu. Col blu, vedete, facciamo il contorno della testa, il contorno del cappello, sopra e sotto. Ci mettiamo un po' di blu qui, attorno ai capelli, e un po' di blu in questa parte. Carino. Poi, se vogliamo fare le cose bene bene, prendiamo un pennarello nero e possiamo delimitare i contorni. Così sarà più facile quando andremo a tagliare. Quindi, corpo, testa, cosa ci manca? Ci mancano le scarpe, è vero, le scarpe. Come le attacchiamo le scarpe? Allora, abbiamo detto che le scarpe sono fatte con la punta all'insù. Ne facciamo una. E ne facciamo un'altra. Anche queste blu. Quindi che come facciamo?
Diamo una colorata di azzurro abbastanza veloce. Non facciamo una cosa troppo dettagliata, facciamo una cosa semplice, perché dopo vedrete, no? Dopo vedrete la magia, perché quando cominciamo a montare tutti i vari pezzi, la figura magicamente prende forma. Metto un po' di blu qua sotto. Ecco. Mi raccomando, lasciamo sempre questa striscia qua sotto. Dopo vi faccio vedere perché. Magari adesso, se volete, vi potete far dare una mano dai vostri genitori, perché dobbiamo tagliare tutte le varie parti. Mi raccomando, io ho un paio di forbici così a punta. Se voi avete le forbici a punta arrotondata sarebbe meglio. Cominciamo dalle scarpe. Non importa che facciamo una cosa troppo dettagliata, dopo vedrete il perché. Siamo quasi, ecco, una scarpa. Adesso togliamo quell'altra. Ecco, faccio vedere bene. Le scarpe sono a posto. Adesso testa. Se non riuscite a tagliare bene tutte le parti della paglia, vedete come faccio io, ci giro attorno. La testa è a posto e adesso tagliamo il corpo. Ve lo ripeto, bimbi, non importa che tagliate proprio tutto, 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 anche se si vede un pochettino di bianco, va bene, dopo capiremo il perché. Noi dobbiamo costruire una cosa in un po' in rilievo. Guardate. Abbiamo il corpo. Abbiamo la testa. Vedete? E
E abbiamo le gambe, abbiamo le nostre scarpe a punta. Questo è il nostro spaventapasseri. Ma vi ricordate cosa vi ho detto prima? Del bordo bianco che noi lasciamo sotto, vedete? Vedete? Viene praticamente un foglio dove in mezzo ci sono tutte le nostre figurine ritagliate. Noi possiamo scegliere se tenere una parte oppure l'altra, è praticamente uguale. Io direi di tenere questa parte qui perché è un po' più alta. Noi decidiamo di tagliarne un quadratino grande più o meno come una mano. Tagliamo questo quadratino. Tagliamo questo quadratino, anche se vedete non è proprio pari qui, va bene lo stesso. Prendiamo questo quadratino e adesso arriva il bello. Prendiamo i nostri amati spaghetti. Non ce ne servono tanti, anche perché vedete, così sono molto grandi. Noi dobbiamo prenderli e tagliarli in varie lunghezze. Aspetta un attimo, spostiamo per un attimo il nostro amico spaventapasseri. Possiamo tagliarli a metà. Possiamo farne alcuni più alti, alcuni più bassi. E le mettiamo uno in fila all'altro. Vedete come sto facendo? Vedete? Mettiamo uno in fila all'altro. Possiamo farli più fitti, eh? Li possiamo fare più larghi, più fitti. Possiamo decidere noi come fare. Questo lo teniamo un po' più lungo, lasciamo libera la fantasia. Adesso prendo il mio amico scotch. Io ho quello molto largo, vedete? Un attimo che io mi dimentico sempre di tenere il capo e così divento matto quando lo devo tagliare. Ci siamo qui. Guardate, io ne taglio una fetta lunga, lunga come il nostro quadratino. Taglio una parte, taglio quell'altra, poi con le mie dita, vedete cosa faccio? Passo tra uno spaghetto e l'altro in modo che tutto si unisca bene e non scappi nulla. Vedete? Guardate. Guardate. Questo è il davanti e dietro abbiamo il nostro scotch. Adesso dobbiamo cominciare a montare tutto il nostro spaventapasseri. Ma per prima cosa, noi non possiamo lasciare un pezzo di carta così bianco, un po' ondulato, che non dice niente. Noi dobbiamo ricreare il nostro campo di grano. Quindi, parte sotto, facciamo un po' di verde, come se fosse l'erba.
Anche questo, vedete, abbastanza veloce, senza stare a fare una cosa troppo perfetta. Dobbiamo rendere l'idea. Vedete come sto facendo, come sto passando velocemente il colore? Possiamo anche andare un po' più in alto, vedete? Facciamo tutti i nostri fili d'erba. E quando andremo a colorare sopra gli spaghetti, vedete che diventa più scuro perché tra uno spaghetto e l'altro c'è dello spazio e sembra l'erba più scura. Andiamo a finire per bene. Con il nostro verde. Poi riprendiamo il nostro amico giallo e coloriamo tutto fino a sopra. Però gli spaghetti non sono proprio gialli gialli, sono un po' più scuri. Raccomando, colorate tra uno spaghetto e l'altro. Colorate tra uno spaghetto e l'altro, così vedete che vengono tutte le ondine. Poi prendiamo l'arancione, come prima. Andiamo sia sotto attaccato al verde, che nella parte sopra, vicino agli spaghetti. Se volete possiamo colorarli. Possiamo colorarli un po' gli spaghetti, si può. Prendono i colori anche, se volete. Vedete? Colorando sopra gli spaghetti il colore diventa più scuro. Ma non è finita! Non importa che sia perfetto, deve rendere l'idea. Perché noi su questo cartoncino con gli spaghetti andiamo a costruire il nostro spaventapasseri. Che cosa ci serve? Ci serve della colla. Apriamo un po', incolliamo la parte dietro, ne mettiamo abbastanza, soprattutto dietro. E lo attacchiamo in modo che la colla vada anche sopra gli spaghetti. Spingiamo bene, sia sopra che sotto. Anche, vedete, se le estremità stanno un po' aperte, è più bello perché risulta più tridimensionale. Prendiamo la testa, incolliamo la parte sotto dove c'è la faccia. Un po' anche sotto i capelli e la mettiamo, ecco, vedi, la incolliamo sopra il corpo e questa parte libera, e vedete, fa un po' di pieghine, non deve essere proprio bello bello preciso. Poi le nostre scarpe. E possiamo attaccarle sotto, vedete? Una da una parte e una dall'altra. E come per magia, il nostro spaventapasseri nel campo di grano è finito. Guardate che carino. Potete fare come volete, potete appenderlo, potete metterci qualcosa dietro in modo che stia fermo, lo potete appoggiare dove volete. Questo
è un esempio. Io spero che voi, con la vostra fantasia, ne facciate degli altri e ancora più belli. Io vi ringrazio di essere stati con me questo pomeriggio meraviglioso. Ci rivediamo giovedì con un altro personaggio che sarà l'uomo di latta. E mi raccomando, prepariamo alcuni oggetti, a parte i fogli, i colori, le matite, le colle, mi serviranno. Vi faccio vedere. Voi sapete che cosa sono questi? Questo è il cartone dentro la carta da scotex e questo è il cartone dentro la carta igienica. Ma non è finita! Ce ne vuole un altro. Arrivo, eh? Vediamo il nostro soletto passo. Ne vuole un altro. Voi sapete che cos'è questa? La carta stagnola! È l'uomo di latta, è tutto argentato. Mi raccomando. Ciao ragazzi, grazie di tutto.